Buongiorno! È contento di vedermi! Guardi, come vedere Bin Laden al banco all'Italia. Penso un po', ma guarda che ho ritrovato! Madonna, anch'io sono contento, fossi un cane scodinzolerei. Può sempre ragliare invece. Ma te pensa un po', ma guarda che ho trovato. Ma è un bel po' che non ci vediamo, quasi un anno, eh. Madonna, ma cosa ha fatto in tutti questi mesi che non ci siamo visti? Ho eliminato il malox e dimezzato il Tavor. Ma te pensa un po', ma te guarda un po'. Ma scusi, cosa ha fatto lì in faccia? Mi sono tagliato facendomi la barba. Col rasoio? No, con la mezzaluna. Faccio così, sì, io metto la testa sul tagliere di legno, no? Poi lo faccio prima a destra, poi a sinistra, sì. È un modo per far prima. Non l'avevo mai sentito. E usa la schiuma da barba? No, faccio un soffritto con l'aglio e il prezzemolo, poi me lo metto sulla faccia bello bollente. Me lo metto sulla faccia, non l'avevo mai sentito. Ma ci vuole una bella mira, insomma. Ma dove hai imparato? Su Gambero Rosso. E cosa fa per i capelli? Usa la frusta? mi è scappato, ma sai, non riesco a trattenermi. Ecco, non si trattenga, vada. Te guarda un po' quanto tempo che non ci... A te. Oh, fly. Dico... Dai. Le sono mancato, eh. Guardi, ho chiamato anche chi l'ha visto. E cosa han detto? Ha messo giù. Ma perché non ha chiamato me direttamente, scusi? Ha chiamato chi l'ha visto. Doveva chiamare me direttamente. Adesso si segna il mio numero di telefono. Anzi, no! Ho fatto oggi i biglietti da visita, che sbadato, chissà dove ho la testa. Guardi, per la testa tutto a posto, per il cervello provi con chi l'ha visto. No, poi magari mettono giù uno. Tenga, è il mio biglietto. Speriamo di non perderlo. Speriamo, ma che coincidenza. Ma pensi che non stavo neanche venendo qui oggi. Poi sono passato qui davanti e l'ho vista scendere dalla macchina e l'ho seguita. Complimenti a proposito, che bella macchina. Ui, sembra nuova. È nuova. L'ha comprata? No, me l'ha andata di resto quando ho preso il tir. Ah, che fortuna, a me di resto danno solo le caramelle, però adesso che ci penso anche alla sua macchina è una Polo. L'ha capita? Le Polo, le caramelle. Ridere se le viene. Mi escono pam. Guardi, non ho riso tanto perché sto ancora decidendo se ridere con la O o con la I. Ci voglio pensare. Giusto. Oh, Gesù d'amore acceso. Sa che oggi, prima di venire qua, sono passato in edicola. Guardi cosa ho comprato. Ta-tan! Le figurine dei calciatori! È rimasto senza parole, eh? Domani sono da Mogol. Faccio la raccolta. Anche lei fa la raccolta? No, ho smesso con lo sviluppo. Ma la faceva, quindi. E anche lei comprava le figurine? No, guardi, io giravo stadio per stadio a fare delle polaroid ai giocatori, no? Poi andavo a casa col Vinaville e le appiccicavo. Ecco perché durante le partite a bordo campo ci sono tutti quei fotografi. Certo, sì, è per quello. Sono tutti collezionisti. Collezionisti. Sono. Fanno le foto, poi fine primo tempo le sviluppano e si scambiano le doppie. Adesso ho capito. Ho capito. Perché ha detto che ha smesso dopo lo sviluppo. Ha aspettato la fine del primo tempo, le ha sviluppate e poi ha smesso. È così, guardi. Basta ragionare le cose. Basta ragionarle le cose che ci si arriva. Io questo cervello lo faccio girare. Mi sa che in giro anche adesso, eh. Sa che me ne manca una per finire l'album. Madonna, speriamo che ci sia. Io apro, che Dio me la mandi buona. Guardi, le sono molto vicino. Grazie. Questa ce l'ho. Non c'è! Non c'è neanche questo pacchetto! Non c'è! Ma porca miseria, sono disperato, non so più dove sbattere la testa! Provi nell'umido. Ma non c'è, ma porca... Una me ne manca! Ma secondo me non la fanno più quella figurina lì! Guardi, secondo me la figurina dello scudetto dell'Inter non la fanno più... Per favore, eh! Per favore, vorrei vederle, vorrei vedere. Deve fare lo spiritoso, deve fare. Girare il coltello nel pancreas. Vorrei vedere. Cosa vorrei?
fammi vedere me. Ma mi permetti? Sono arrabbiato, caspita. Sono arrabbiato. Poi a novembre ho trovato la figurina di Cooper, l'ho attaccata, la sera apro l'album, era andata via. L'altro giorno ho trovato quella di Vieri, l'ho attaccata con le puntine, sennò va via anche quella, va via. Basta, per favore. Per non parlare poi degli altri. Basta, perdere. Cambiamo discorso. Lascia perdere, lo dico io, lascia perdere. Ci dia un bel taglio, diamoci un taglio. Va bene, Zac. Così ci dia un taglio, Zac! Porca miseria, ma cosa fa? Cosa faccio? Ma cosa fa? Sto parlando, va via! Sì, vado via, vado a dare il suo numero di telefono a Materazzi, eh! Finendo il primo blocco, si dice così, di questa prima edizione, saluto. Fate un primo piano, Vanessa, per favore. Ecco, quella è la lucina rossa, lei è mio pedaltonica, è là. Anche lo saluta, devi dire. Saluta, via, fra poco, a modo tuo. Ci vediamo tra poco. Besitos. Repetition. Besitos.